chi si accontenta col Drake, Aforismi 2.0, Andrea Guglielmino, che ha già presentato questo libro in esclusiva da noi, in radio, perché noi collaboriamo da circa 10 anni, e noi ci siamo proprio conosciuti con un altro libro di Andrea, che è Cannibali a confronto, 10 anni fa, pensate, e da lì poi abbiamo iniziato a collaborare, soprattutto in radio, no Andrea? Sei l'autore, quindi direi di partire subito con te, poi sentiamo anche la prefazione di Valentina Pettinato e la postfazione. Sì, che sarà la parte più interessante, perché loro sono quelli che hanno scritto veramente qualcosa per questo libro. Io mi sono limitato in questo caso a raccogliere tutta una serie di quelli che io chiamo aforismi per fare il figo, perché sono laureato in filosofia, ho fatto studi antropologici, in realtà sono delle cazzate che ho scritto su Facebook nel corso di questi 10 anni, mi sono scritto su Facebook nel 2007. Il libro esce in 2 copertine, mi dà questa occasione. Certo, vedete? È lo stesso libro, ma sono 2 copertine. Perché questa cretinata? Perché sono un fumettista, tra le altre cose, e i fumettisti lo fanno, perché pare che così, pare che incredibilmente funziona. Questa è a tiratura limitata e l'ha disegnata Tuono Pettinato, e l'altro invece di Sudario Brando, che anche lui, insomma, stile completamente diverso, energetico. Il capitolo che riguarda le citazioni a cazzo. Esatto, lo amo molto. Sì, perché lui praticamente cita dei film, correggimi se sbaglio, in realtà. Non sono necessariamente film, sono citazioni, però diciamo, ecco, quello che la rappresenta di più questo capitolo è proprio la prima citazione, che forse puoi leggere tu. Come vuoi. La leggo io. Il problema con le citazioni su Facebook è che non puoi mai sapere se sono autentiche. Georg Hegel. E questo, questa cosa, cioè, mi è scattata, e poi ho cominciato con Io sono nato pronto, Jean-Paul Sartre, Vieni con me se vuoi vivere, Virgilio a Dante, cazzo guardi, Jim Morrison, Vivo o morto tu verrai con me, Herman Hesse, Infatti non foste a vivere come Bruto, Popeye, e così, insomma, però questi sono aforismi di altri, esatto. E poi ce ne sono alcune mie, queste sono chiaramente riconosciute, autentiche, e poi ce ne sono invece diverse mie, insomma, che va. A me piace molto Andrea come usa Facebook, e penso che sia assolutamente necessario che esista uno come Guglielmino, perché diciamo che i primi anni ero agghiacciato perché non conoscevo Facebook. All'improvviso mi resi conto che ero scioccato perché non riconoscevo più le persone che conoscevo nel mondo fisico attraverso quello che scrivevano nelle loro bacheche. Una sezione sulla salute che potete trovare a pagina 53. Dove comincia? Nemmeno ho fatto. Ho messo la testa a posto, solo che non mi ricordo in quale posto. Questo è il primo, diciamo, di tanto. Sì, cominciamo a leggerli in maniera un po' così. E poi al mio segnale scatenate l'imodium. Vedi che però rispondono al segnale. Poi è nata un'amicizia legata sulle cervellerie che facciamo sostanzialmente, perché più passava il tempo più ci rendevamo conto che avevamo questa affinità. Ma infatti com'è nata? Quando lui ti ha detto di scrivere la Io sono scoppiata a ridere perché mi ha detto la copertina l'ha fatto uno pettinato, pensavo fosse una battuta, ho detto no, sta prendendo per i fondelli. Poi me li ha mandati e ci ho trovato anche delle cose geniali, a parte il fatto che, come giustamente dicevi tu, occupandomi di forme brevi di comunicazione, tu devi dire tutto in poco tempo. Andrea è riuscito un po' ad imbrigliare, chiunque di noi conosce i social, in bazzica, ci sono poi delle tipologie di persone che ritornano e che ce l'hai tu nella tua vita, ce l'ho io, e sono quelli che commentano 100 volte le stesse cose, sono quelli che ti mettono like a qualsiasi foto, sono quelli che sono polemici verso il pro e il contro di una qualsiasi situazione, sia sul giornale, no? Quindi dicono tutto il contrario di tutto. Andrea cosa ha fatto? È riuscito un po' a imbrigliare quella che è uno spaccato editoriale, che è appunto quella che noi viviamo sui social, all'interno di categorie, di persone, ha restituito una risposta a qualsiasi situazione di passi per la bacheca di Facebook in quel momento. In più, secondo me è una grande paraculata verso gli aforismi, questo libro.